dal Vangelo di Giovanni. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?» Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato». Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai?» «I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo». Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti, il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete, mai». Sorelle e fratelli carissimi, domenica scorsa abbiamo lasciato Gesù con la folla e i discepoli dopo non la moltiplicazione dei pani, ma la condivisione dei pani. Al termine di questo grande segno, attraverso il quale Gesù sperava di far fare un salto di qualità alla folla e ai discepoli, Gesù invece si rende conto che nella folla, nei discepoli, avevano ben capito ciò che lui aveva in mente, il segno che si era realizzato. La gente non aveva imparato la condivisione, i discepoli non avevano imparato la compassione verso la folla. E allora Gesù si ritira, lo volevano fare re ed egli se ne va sul monte. Ma la gente non si arrende, la gente lo va a cercare, paradossalmente facendo un passo indietro. Lo avevano cercato prima di questo miracolo per ascoltare la sua parola. Adesso è Gesù stesso che li smaschera e dice loro: «Voi mi avete cercato non perché volete credere in me, non perché volete cambiare la vita, non perché volete comprendere effettivamente chi Dio è e che cosa fa per voi, ma voi mi avete cercato semplicemente perché avete mangiato. Voi volete un'assicurazione sulla vita, una garanzia per la fame di oggi e la fame di domani, non per altri motivi». E questo a Gesù non basta. Ma quello che fecero i discepoli di allora, quello che fece la folla di allora, non è forse quello che tante volte facciamo anche noi oggi? Domandiamoci con molta serenità, ma con molta verità: qual è il motivo per cui noi ci avviciniamo a Gesù? Qual è il motivo per cui lo seguiamo? Cosa c'è dietro la nostra preghiera, la nostra partecipazione all'Eucarestia domenicale, la partecipazione ai pellegrinaggi, alle processioni, alle novene? Non è che forse anche noi, come la folla di allora, vogliamo solo che sia saziata la nostra fame? Non è che anche noi, come la folla di allora, vogliamo che Gesù ci risolva i problemi? Ed è questo il motivo di fondo per cui ci avviciniamo a Lui, tanto che se il Signore non risolve i problemi, non serve più.
Ma Gesù, come lo ha ricordato alla folla di allora, lo ricorda anche a noi oggi, ci dice che l'unica opera che Dio vuole è credere in Lui. La fede non è questione di cose da fare, la fede non è prima di tutto una morale, un dovere, la fede è creare una relazione, è vivere un rapporto d'amore con il Signore Gesù per accorgerci che senza di Lui la nostra vita non ha più senso, per accorgerci che se non c'è Lui la nostra vita non vale la pena di essere vissuta, proprio come quando due persone si innamorano, vivono in funzione l'una dell'altra e insieme realizzano un progetto. Noi dobbiamo vivere in funzione di Dio, così come Dio vive in funzione nostra, e insieme realizzare il suo progetto, che è un progetto d'amore ed è un progetto di vita. Infatti, dal Vangelo di oggi, ciò che emerge con chiarezza è che Dio vuole nutrire la vita. Lo aveva fatto con l'antico popolo degli ebrei attraverso Mosè nel deserto, donando loro la manna, lo fa con Gesù, donando Gesù stesso come il pane della vita, raccomandandoci di non cercare cibo che non sazia, di non cercare cose che non riempiono il cuore, di non cercare soddisfazioni che sono solo temporanee, ma di cercare Lui e soltanto Lui, perché è solo Gesù che estingue la nostra sete, è solo Gesù che sazia la nostra fame. Certo, la folla al tempo di Gesù incalza ancora Gesù: fai come Mosè, non ci dare il pane solo per un giorno, daccelo per 40 anni, come Mosè ha dato la manna per 40 anni ai nostri padri. Come dire, risolvici il problema, dacci un vitalizio, dacci un reddito di cittadinanza, anzi, dacci di più, risolvici ogni povertà, ogni situazione difficile. Ma anche qui Gesù rimette le cose in chiaro e dice: non è stato Mosè a darvi la manna ve l'ha data Dio, perché anche il nome di Dio è nutrire la vita. Ora Dio vi dà me stesso, non vi può dare altro Dio se non suo Figlio, perché lo diceva anche Santa Caterina da Siena: Dio non può dare altro che se stesso, ma dandoci se stesso ci dona tutto. E allora il Signore ci invita a convertirci, a non cercarlo per risolvere un problema, ma a cercarlo per abbracciare un progetto, per seguire la sua strada, per imparare da Lui che davvero è il Maestro. La folla lo chiama Rabbì, lo chiama Maestro, ma non ha nessuna intenzione di ascoltare la sua lezione, non ha nessuna intenzione di seguire ciò che Gesù sta insegnando. Ha la sua idea e la vuole conservare. A noi Gesù dice: voi vi potete convertire. Cambiamo il nostro cuore, cambiamo la nostra mente, cambiamo il nostro modo di vedere e di ragionare, cambiamo il nostro modo di parlare e di agire, affidandoci a Gesù, l'unico che davvero sazia la fame di ogni vivente.